Ma le ruote più pazze restano sempre quelle del ciclismo. Difficile anche capirci, c'è un campione d'Italia, Nealli, riconosciuto dalla federazione, e come nel Medioevo c'è un antipapa, Fontana, riconosciuto dalla Lega Professionisti. Lui ha indossato la maglia tricolore e te lo fanno piangere con una squalifica. Ah, c'è dunque ancora chi si intenerisce per la nostra bandiera. Difatti scoppia la guerra. Torriani, Ambrosini e tutti i corridori rivogliono Fontana per la seconda tappa di questo giro arrosto di polemiche. E allora la giuria dice tenetevelo e se ne va. Con la sua squadra abbandona anche Van Looy. Sarebbe un bel gesto se non avesse già preso mezz'ora di distacco il giorno prima. Insomma, il giro dichiara guerra alla federazione, nomina 3 giurati di fortuna, rinuncia ad altri controlli e fa da sé avviandosi ugualmente verso il tifo del pubblico. Torriani sembra Spartacus condottiero della rivolta degli schiavi, cioè dei corridori, se da questa parte della scissione non ci fossero le industrie che pagano con gli abbinamenti, l'ultimo anacronismo dei velocipedi in quest'era di elettronica, o almeno di utilitarie per tutti. Ma che dopo tante discussioni si corra ugualmente è già un buon risultato, benché in una cosa sola Uvi e Lega possano andare d'accordo, nell'avere torti entrambe. Ed ora basta, respiriamo aria più pulita in questa potenza Bari ormai scatenata. Dall'ammiraglia della Gazzola si dà il segnale della battaglia. Scatta vendemmiati e trascina una fuga di 20 corridori esatti. A furia di affidarsi agli avvocati, il ciclismo ha preso gusto alle cifre tonde, almeno su quelle non si discute. Veramente uno che ha obiezioni da fare è Adorni, solitaria maglia rosa a Potenza. In fuga è Ronchini e il distacco è tale da fare pensare che sia lui ora il primo. In testa vendemmiati è sempre l'animatore, ma in pista non c'è pietà per chi non è velocista provetto. Dargli di dosso la maglia rosa al traguardo di Pescara e Baldini, ridotto da capitano illustre qual era, alle melanconiche ma necessarie funzioni del gregario. La spunta Pierino Baffi. Nel gruppo staccato di 5 minuti Adorni conserverà la maglia per soli 30 secondi. A Baffi una vittoria legittima in un giro da oggi antilegittimista. Torno e vince in volata al traguardo di Bari regolando un altro vecchio sprinter, Benedetti.